Ed eccoci qui ragazzi e ragazze, come sempre, in compagnia del vostro formidabile Diablotex, pronti per una nuova serie sul mio canale YouTube in collaborazione con Cosmo Cover. Ringrazio tutto il team e lo staff di Cosmo Cover per avermi inviato un codice di Neva in versione PlayStation 5, un titolo ragazzi che sinceramente io sono molto curioso di giocare. Conosciamo bene il team di sviluppo, che sono gli stessi autori di Gris. Io ovviamente per questioni di tempo non ho ancora giocato il loro titolo precedente, però adesso inizieremo su Neva e vediamo un po' se ci sorprenderà come titolo. Secondo me sì ragazzi, iniziamo, giocheremo a modalità avventura, gioca un classico gioco di avventura, altrimenti modalità storia, concentra tutta la tua attenzione sulla storia senza la, senza la possibilità di morire, non va bene, quindi giocheremo diciamo a livello normale, chiamiamolo così. Buona visione a tutti e noi ci sentiremo tra poco. Vediamo un po', cerchiamo di, come si può dire, farò un attimino silenzio perché comunque qui sembrerebbe che, vabbè, per il momento nessuno interviene, però nel parlare qualche personaggio e così via. Poi ogni tanto ragazzi ci vuole un gioco un po' rilassante dove possiamo godere di un'atmosfera serena, quindi questo stile un po' pastellato così, quindi secondo me ragazzi sarà un titolo veramente molto molto bello da giocare. Io adesso mi rilasserò con queste musiche perché giustamente simpatico. Diciamo che ogni tanto ragazzi un titolo leggero ci vuole. Cos'è un temporale in arrivo? Ah no, non credo sia un temporale. Ho sentito dei rumori un po'. Dei suoni, diciamo. Povero lupo. Povero lupo catturato dalle ombre. Assalito. Io resto un attimino in silenzio, ragazzi, perché sinceramente insieme a voi voglio godermi questo titolo. Povero cucciolo. Poi ovviamente ragazzi sotto nei commenti scrivete, dite la vostra, no? Magari a fine gameplay, capitolo 1, estate. Molto molto bene, allora. Diamo tempo al tempo per iniziare a giocare qui.
Premi il tasto triangolo per svegliare Neva. Ok. Non dobbiamo svegliarla bruscamente, però, eh? Con cautela. Ah, ok, possiamo iniziare qui. Bellissimo, ragazzi, anche il DualSense. Si sente l'audio che chiama Neva, bellissimo. Dall'autoparlante del DualSense. Adesso io non so se andare a destra oppure a sinistra, vediamo. Vediamo, ragazzi. Dite che sto andando bene? Va. Seguimi, dai, andiamo. Andiamo a destra, poi magari si poteva andare anche a sinistra, ma... Comunque, ragazzi, atmosfera... Un po' fiabesca, diciamo. Nel mentre io butto qualche fischio che non si può mai sapere. La chiamo di continuo, eh. È caduta, poverina. Accarezziamola. Accarezziamola. Ma non è che avrò sbagliato strada, vediamo un po'. Dite che ho sbagliato strada, ragazzi. Cosa ha fatto? Non ho ben capito. Ok, per continuare avevo immaginato che lei deve stare... Dobbiamo star vicini, giustamente. Su, seguimi, fai la brava. Fai la brava, così scopriremo nuovi orizzonti lì sotto. Il salvataggio automatico, perché giustamente quello è il salvataggio automatico. Andiamo un attimino qui. No, di qui. Seguimi qui. Salta su. Ok. Salta qui. Bravissima. E ora qui. Dai. Brava. Oh, finalmente ha fatto un bel salto, ragazzi, eh? Finalmente. Credo che Neva la sentiremo la chiamerò un po' di volte, eh? Credo che la chiamerò un po' di volte, ragazzi, poi... Andiamo. Non farti male, eh? Non farti male. No, no, sto iniziando a capire il gioco, ragazzi, quindi tranquilli. Tranquilli. La strada sembrerebbe quella giusta. Io dico sembrerebbe perché... Non mi voglio sinceramente sbilanciare, quindi... Vai! Fai una bella rincorsa, dai! Oh, brava! Contenta, è contenta. Ragazzi, ambientazione formidabile. Bellissimo, ragazzi. A livello anche artistico. Voi dite che non sono abituato a giocare a questi giochi un po' rilassanti. No, no. Sono abituato, ragazzi. Tranquilli.
possiamo andare lì. Però fermi un attimo, eh. Ma non possiamo salire su? Neva, mi lasci un po'. L'ho persa, eh. È più avanti. È sicuramente più avanti di me, ragazzi. Sono sicuro di questo, eh. E infatti. Ma dove vai? Dove vai? Neva. Forse indica che dobbiamo andare da questa parte. Può essere. Non dico assolutamente il contrario. Anche perché io qui volevo far venire Neva prima, quindi. Ma io sapevo che era qui la strada. Io lo sapevo, ragazzi. Siete voi che non mi ascoltate. Andiamo qui. Io credo che bisogna andare avanti, eh. Neva, vieni qui. Niente, va lì. Oramai decide lei, ragazzi, eh. Se vuole decidere lei, lasciamola decidere, ci mancherebbe. Vai, un bel saltino. Ottimo. Un bel saltino come si deve. Dove andiamo? Fantastico, ragazzi. Vai. Ora seguimi. Bellissimo, bellissimo, ragazzi. Io resto sbalordito da tanta bellezza qui. Da tanta bellezza. Queste inquadrature che si avvicinano, poi si allontanano, cioè un qualcosa di... Vabbè, ora qui andremo dritti per dritto perché non credo possiamo fare altro. Per il momento. Poi credo che ad un certo punto forse si combatterà anche, quindi... Ho questo piccolo presentimento. Ho questo piccolo presentimento, ragazzi. Sì. Neva? Il DualSense comunque che parla, si sente che chiama Neva, bellissimo. Veramente bellissimo. Cosa ha trovato qui? Attenzione. Attenzione. Neva. Possiamo andare? Neva. Ottimo. Ho visto quell'albero che si è un po'... Vediamo un attimo qui. Ah. Ecco qui la spada, ragazzi. Adesso che inizieremo tutto il nostro... Attaccheremo con quadrato. Vabbè, così ci viene chiesto di fare, quindi... Concatena attacchi senza subire danni per recuperare salute. Ah, ok, non devo subire danni, insomma. Ma per adesso non ho subito danni, quindi per adesso, poi vedremo. No, vabbè, ragazzi. Non è che mi cade addosso, no? Ah, ok. Ho sempre quel timore, quindi. No, andiamo qui, Neva.
Cosa fai? Neva. Forse ho capito io, eh? Devo andare dall'altra parte per farla passare, poi vediamo, eh? Eh sì. Eh sì. Geniale comunque. Vieni giù. Aia, no no, lì avrei dovuto aspettare, non lasciarla sola. Qui è stato un brutto colpo, ragazzi, perché non immaginavo che sarebbe successo questo. Non lo immaginavo una cosa del genere, quindi la prossima volta farò più attenzione. Infatti era troppo tranquilla qui la situazione, quindi avrei dovuto fare molto più attenzione, sì. Sicuramente avremo anche dei boss. Cerchio per schivare. Vediamo un po'. Cosa dovrei schivare qui? Fermi tutti un attimino, eh. Ok. Andiamo su. Seguimi, Neva. Ah no, ok, ho capito, ho capito. Vediamo un po'. Speriamo che... Fantastico, ragazzi, fantastico. Molto rilassante come titolo, sì. E anche una gioia per gli occhi. Anche una gioia per gli occhi, ragazzi. No, qui dobbiamo stare attenti perché possono arrivare delle ombre che spuntano fuori all'improvviso e ci siamo già capitati prima, in precedenza, quindi... No, fermi un attimino. Perché rispuntano anche di qui? Neva, stai calma che adesso... Adesso risolverò tutto, eh. Risolverò tutto, insomma. In qualche modo bisogna risolvere tutto qui. Allora, via, andiamo. Immaginavo che era così, ragazzi, sì. Bisogna farla passare, non bisogna tornare dietro. Perché poi... i nemici tornano... a riapparire, sì. Ho capito, ho capito. Piano piano sto capendo il gioco, ragazzi, non vi preoccupate. Neva, sì. Abbiamo un po' di mostriciattoli qui, eh. Per il momento di un'unica tipologia. Nel momento che Neva arriva significa che sono finiti. Dovrebbe essere che sono finiti di apparire questi nemici che insomma ci danno un po' fastidio. Ci danno un po' fastidio, sì. Dov'è Neva? La sento, ma... sarà andata più avanti. E io poi dovrò affrontare... questi mostriciattoli qui. E beh. Ditemi che è qui. Sì, la sento, ma non la vedo, ragazzi. Ah, ok. L'importante è che lei è in salvo. L'importante è che lei sia in salvo.
Questa è la cosa importante, ragazzi. Poi tutto il resto. Ah, ok, adesso iniziano nemici un po' più, diciamo, leggermente più impegnativi. Ok. E insomma, il titolo è bello bello bello, ragazzi. Qui non posso far nulla, vediamo. Cosa succede? Perché non arriva? Ok, forse ho capito. Coccoliamola un po', ragazzi. Bisogna coccolarla un po'. Bisogna calmarla nel momento che giustamente si spaventa. E mi sembra corretto. Ah, germinazione. Che sia concluso l'episodio 1? Può essere, vediamo. Non credo, però vediamo. Se hai sonno ti lascio dormire. Se hai sonno io posso anche lasciarti dormire, quindi non è assolutamente un problema. Non è assolutamente un problema, Neva. Vediamo un po' qui. No, qui non possiamo andare. O almeno per adesso. Non vorrei che magari più avanti possiamo prendere qualche potere, qualcosa, ma non saprei. Non saprei, vediamo. Fermi. Ah, qui sono delle spine. Quindi, ah, ok, bisognava solo attraversare in questo modo. Ok. Quella lì sotto è l'energia. Vediamo un po'. Ragazzi, qui basta usare un po' l'immaginazione, poi faremo faremo tutto per bene. Basta usare solo un po' l'immaginazione. Io vado qui, eh. Anche perché la strada è questa, ragazzi. Dove vado? Qui? Sì, andiamo sopra. No. Perfetto. Sali qui, Neva. Vediamo un po' se... No, lei qui non ci arriva, quindi credo che devo... Eh no, devo liberare io qui. Devo liberare qui. Tutto sotto controllo, ragazzi. È tutto sotto controllo. Per il momento. Per il momento è tutto sotto controllo. Allora, ho recuperato forse un po' di vitalità lì, eh. Così sembrerebbe. Così sembrerebbe. Un po' cresciuto lì quel boss, eh? Vabbè, boss. Quel nemico, diciamo. Perché poi non sappiamo se realmente sarà un boss. Allora, usa L. Ah, ok, così. Poi dovrò ricordarmi di tutti questi attacchi in questo modo, eh. Me ne dovrò ricordare. Spero di avere un'ottima memoria, quindi... E beh. E beh, un po' di memoria ci vuole qui, ragazzi. Vado qui. E aspettami, Neva, che qui... Ti farò strada io. Ti farò strada io, tranquilla. Non credo che posso salvare la partita. No.
quindi andremo di salvataggi automatici, ok, per chiudere da un episodio all'altro, perché ovviamente, ragazzi, il titolo lo porterò in via completa sul mio canale YouTube, quindi tranquilli, insomma. Ma qui lì il nemico era apparso ma poi scomparso, vabbè. Appare, scompare, fa tutto lui, insomma. Andremo avanti fino al punto, al prossimo punto di salvataggio automatico, e poi interromperemo questo primo episodio. Ah, un'imboscata, ragazzi. Attenzione, Neva. Devi stare attenta. Devi stare attenta. Allora, qui non posso andare qui sopra, eh? No, non posso andare da lì. Da qui sì, però. Molto bene. Sono un po' di nemici, eh. Io non so adesso se devo sconfiggerli tutti oppure qui spuntano all'infinito. Io questo adesso è una cosa che purtroppo non posso sapere, ma credo ci sia un limite. E infatti non escono più, non arrivano più, ragazzi. Molto bene. Molto molto bene, sì. Neva credo che sia andata un po' avanti, eh. Nel mentre qui ha fatto un punto di salvataggio. Ma noi andremo avanti ancora un po'. Ah no, ecco qui. Allora, ragazzi, il vostro Diablotex qui presente chiude qui il primo episodio di Neva in versione PlayStation 5 in collaborazione con Cosmo Cover. Ringrazio tutto il team e lo staff di Cosmo Cover per avermi gentilmente inviato un codice di Neva in versione PlayStation 5. Come sempre, ragazzi, vi ricordo, per supportare il mio canale YouTube, di lasciare un commento, magari un like, un commento, iscrivervi sul mio canale YouTube, condividere anche il gameplay e poi, insomma, dite la vostra su questo titolo, ma io credo che come titolo verrà apprezzato molto qui sul mio canale. Grazie di cuore a tutti e appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao!